Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il giovedì 18 novembre. La Chiesa ricorda la dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo Apostoli. Dice il Signore: io ho progetti di pace e non di sventura. Voi mi invocherete e io vi esaudirò. Vi radunerò da tutte le nazioni dove vi ho dispersi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, la tua Chiesa, che dalla predicazione degli Apostoli Pietro e Paolo ha ricevuto il primo annunzio del Vangelo, e fa che per il loro patrocinio progredisca nella fede e nell'amore sino alla fine dei tempi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Maccabei. In quei giorni i messaggeri del re, incaricati di costringere all'apostasia, vennero nella città di Modin per indurre a offrire sacrifici. Molti israeliti andarono con loro. Invece Mattatia e i suoi figli si raccolsero in disparte. I messaggeri del re si rivolsero a Mattatia e gli dissero: tu sei uomo autorevole, stimato e grande in questa città, e sei sostenuto da figli e fratelli. Su, fatti avanti per primo e adempi il comando del re, come hanno fatto tutti i popoli e gli uomini di Giuda e quelli rimasti a Gerusalemme. Così tu e i tuoi figli passerete nel numero degli amici del re, e tu e i tuoi figli avrete in premio oro, argento ed ogni quantità. Ma Mattatia rispose a gran voce: anche se tutti i popoli che sono sotto il dominio del re lo ascoltassero e ognuno abbandonasse la religione dei propri padri e volessero tutti aderire alle sue richieste, io, i miei figli e i miei fratelli cammineremo nell'alleanza dei nostri padri. Non sia mai che abbandoniamo la legge e le tradizioni. Non ascolteremo gli ordini del re per deviare dalla nostra religione a destra o a sinistra. Quando ebbe finito di pronunciare queste parole, si avvicinò un giudeo alla vista di tutti per sacrificare sull'altare di Modin, secondo il decreto del re. Ciò vedendo, Mattatia arse di zelo, fremettero le sue visere e fu preso da una giusta collera. Fattosi avanti di corsa, lo uccise sull'altare, uccise nel medesimo tempo il messaggero del re che costringeva a sacrificare e distrusse l'altare. Egli agiva per zelo verso la legge, come aveva fatto Fines con Zambrì, figlio di Salum. La voce di Mattatia tuonò nella città: chiunque ha zelo per la legge e vuole difendere l'alleanza, mi segua. Fuggì con i suoi figli tra i monti, abbandonando la città, quanto possedevano. Allora molti che ricercavano la giustizia e il diritto scesero nel deserto per stabilirvisi. Parola di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Parla il Signore Dio degli dèi, convoca la terra da oriente a occidente, da Sion, bellezza perfetta, Dio risplende. Davanti a me riuniti i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. Offri a Dio come sacrificio della lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria. Alleluia, alleluia. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città pianse su di essa dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee,
ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Parola del Signore. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo umilmente, o Padre, la celebrazione che il tuo Figlio ha comandato di fare in sua memoria ci faccia crescere nell'amore per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi per l'intercessione dei Santi Pietro e Paolo, di Benedicadini, potente Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Pace e bene, una santa giornata nel Signore.